La sorpresa, intanto ho mandato la partenza, tra qualche secondo ci dovremmo essere. Voilà, penso proprio di sì. Hello boomers, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale Twitch. Vedete Franz e quindi vuol dire che è puntata con ospite. Diamo il nostro benvenuto a Riccardo Pedrini. Ciao Riccardo. Buonasera a tutte e a tutti. Ciao. Benissimo. Voilà, oggi ho preparato una bella puntatina e Franza una shopper bella, bella carica di argomenti. Intanto metto un piccolo spoiler che poi useremo come immagine di copertina e poi da questo ci faremo la scaletta per la puntata. Quindi Franzo, ti passo la palla come farebbe, chi è che c'è adesso a centrocampo a Bologna? Zirkzee a fare un ottimo passaggio anche sui giochi in attacco e vai pure. Allora, innanzitutto grazie mille. Vabbè, sono un filo emozionato perché comunque personaggio che vedremo di grosso spessore, Riccardo. Allora, il contesto è questo, cioè l'occasione per questa chiacchierata ovviamente è Ordigni. Ordigni che è appena uscito come ristampa da El Nation e quindi partiamo da qua, direi. Poi vedremo un attimo come si svilupperà la puntata. Allora, vado subito al sodo. Secondo me è un mega libro. E perché penso che sia un mega libro? Perché è scritto da uno scrittore e non da un giornalista. E quindi si vede che c'è dello stile. Cioè, è una storia che ha un Buono, inizio, buono. una fine, non c'è troppo, come dire, io ce l'ho più duro, co cosa che spesso nei libri dei giornalisti c'è, eccetera. Quindi la prima domanda ovviamente è quando, perché questa è una ristampa, volevo sapere quando tu hai scoperto la penna, perché è venuta dopo la penna rispetto al basso, vero? Sì, ho scoperto la penna invece della spada, no? Non Direi, no. così contato. Beh, all'inizio degli anni 90 c'era una cosa sorprendente in giro, no? C'erano giornali come, se vi ricordate, Dynamo, che iniziavano ad occuparsi in maniera, direi quasi devota, no? Del punk italiano degli anni 80. E a me è una cosa che in quel momento mi sorprese moltissimo, perché in realtà era musica di veramente pochi anni prima, no? Che però, cioè, per le orecchie di un'altra generazione, per la sensibilità di una generazione un pochino più giovane della nostra, aveva già assunto, diciamo, dei contorni quasi mitici. E contemporaneamente in quegli anni c'era, come dire, veniva servita sui piatti mediatici del pubblico il folk David del momento che era il Nasty Skin, no? Se vi ricordate era proprio piena emergenza, no? Piena emergenza Nasty Skin. Allora molto semplicemente io decisi che, vabbè, cioè se qualcuno doveva parlare di skinhead, forse era meglio che lo facesse uno skinhead, molto semplicemente. O uno che era stato dentro proprio alla genesi dello stile fin dall'inizio e che poteva dire qualcosa, secondo me, di un pochino più sensato. Non scordiamoci che all'epoca erano usciti libri veramente inqualificabili, no? Mi ricordo un libro di Alessandra Castellani, Senza chioma né legge, o il libro di Maurizio Blondet, I nuovi barbari, skinhead, I nuovi barbari, no? Questa roba. Boh, e io chiaramente non solo non mi riconoscevo in quello che appunto questi giornalisti o sociologi o altri operatori polizieschi andavano scrivendo, no? Allora feci Quindi il skinhead, risultato è stato questo, giusto? lo stile della strada,
che fece un certo effetto, perché era un po' come il cane che morde l'uomo, no? Non, anzi, era l'uomo che morde il cane nel caso dello skinhead, invece che andare in giro a combinare malefatte, si metteva a scrivere un libro, una cosa, una novelty, no? E il libro andò abbastanza bene, suscitò interesse e mi convinse che era il caso di continuare, anche perché qualcuno mi disse che il mio modo di scrivere aveva già una caratteristica in qualche modo narrativa, nel senso che era roba che non era pallosissima da reggere, sostanzialmente. Che è quello che dicevo prima. Esatto. quando parlavo della differenza tra scrittore e giornalista, mi riferivo un po' a questo. Vai. E niente, io mi ci dedicai con molto impegno all'epoca, mi piaceva moltissimo, è stata veramente una scoperta decisiva nella mia vita, il fatto di rendermi conto di essere capace di poter a termine un progetto come un libro. Un libro che non so nemmeno se siano saggi autobiografici. So che quando entrai nel collettivo Wuming, Ordigni venne definito da Roberto Bui, Wuming 1, come qualcosa simile alle memorie di Trotsky sulla rivoluzione di ottobre, cioè nel senso che contenevano tanto l'autobiografia quanto la critica, quanto il contesto storico, insomma, un bel complimento, tutto sommato. E niente, l'ho scoperta così, mentre suonavo con quella incarnazione di Enabat degli anni 90, quella con Romano degli Steb all'altra chitarra, eccetera, Toppini alla batteria, una band per secondo me ottima, forse Enabat migliori mai esistiti dal punto di vista dell'impatto, eccetera, eccetera. Però al di là di quello, sì, e Ordigni fu... decisi di scriverlo perché gli anni 90 erano stati un decennio punk in un certo senso, no? C'era stata l'esplosione dell'hardcore melodico, del pop punk, eccetera, eccetera, era diventata un'opzione super percorribile, non c'era più uno stigma associato al genere come nei primi 80, negli anni 80 pesanti italiani. E Riccardo, arrivi proprio a iniziare una determinata... Non erano così codificati all'epoca i libri che parlavano poi di sottocultura come poteva essere il punk, anche perché tu nel 96 scrivi Skinhead, nel 97 esci poi Costretti a sanguinare con uno stile completamente diverso di filo, poi nel 98 arriva Ordigni, e quindi ancora non c'era una narrazione, quindi si era proprio all'inizio di un percorso che poi è stato battuto tantissimo, quindi avevi anche meno riferimenti in questo campo. Sì, l'unico riferimento l'hai citato tu, era Costretti a sanguinare, che è un libro che personalmente adoro, amo, secondo me è un ottimo libro, anche molto coraggioso dal punto di vista proprio dell'impostazione, eccetera. Io volevo fare qualcosa di diverso, ovviamente non hanno attinenza le due esperienze, no? Era un libro che si poneva in maniera consapevole al termine di un processo, nel senso, ok, ci sono stati questi nuovi anni 90 punk, con un punk diverso da quello che avevamo fatto e conosciuto all'inizio, e mi sembrava giusto fare tirare un po' le somme. Io non sapevo che, appunto, come dici tu, questa roba invece si sarebbe posta all'inizio, no? di una tendenza. E non mi interessava poi comunque fare un memoriale, semplicemente un'autobiografia. Volevo fare qualcosa che fosse in qualche modo collegato con lo spirito originario del punk bolognese. E nelle presentazioni che abbiamo fatto, ne abbiamo già fatte parecchie, la cosa che più mi ha fatto piacere è il fatto di vedere tanti appartenenti a quella scena, tanti vecchi amici, presentarsi e in qualche modo dare veramente sostegno, una calda approvazione al libro. Molti, insomma, ci si sono
rispecchiato, e questo per me è motivo di soddisfazione e di orgoglio, sostanzialmente. Che altro dire? Certo, quando lo leggi adesso bisogna prendere in considerazione che si tratta di un libro che parla di una scena archeologica con strumenti a sua volta archeologici, perché sono passati poi tanti anni dalla prima pubblicazione. Il mondo è completamente cambiato, adesso siamo in questo eterno presente, questa parodia dell'eterno presente dei mistici, no? Questo eterno presente della merce, totalmente, come dire, inverato, bello solido e inscalfibile. È un libro figlio tanto degli anni 80 quanto appunto però degli anni 90. Sì. Il rapporto ci tiene molto spesso a specificarlo, ed è bellissimo rileggerlo oggi. Infatti dopo di qui arriva la domanda che ti vorrei fare dopo, perché c'è proprio la visione degli 80 visti dai 90, e proprio di quel momento specifico. Fai anche molte citazioni alle band, al periodo MTV, eccetera, e quindi immagino che tu, facendo adesso la ristampa, ti è capitato di rimettere mano al volume, a guardarlo, a leggerlo, e quindi come ti è sembrato rimettere, cioè, immagino che sia stato un doppio viaggio per te, uno negli anni 80 e uno negli anni 90, credo. Sì, esattamente così, esattamente così. Devo dire che alcune prese di posizione mi sono precorritrici, nel senso, ci sono dei passaggi in cui si parla del fatto che il punk di Bologna diventerà un'attrazione da museo. In un certo senso è così. In un certo senso è così, nel senso che, come sempre accade, il potere costituito in questa città si è appuntato una medaglietta con la nostra carne, il nostro sangue. Ti ricordi quando sgomberarono Atlantide? No? Ti ricordi, no? Venne fuori tutta questa polemica, per cui cioè, penso che fosse proprio l'attuale sindaco di Bologna, che allora era assessore alla cultura, roba del genere. Sostenere che, insomma, sì, vabbè, però che okay, Atlantide non si trattava certo dell'isola nel cantiere, cioè come se l'isola nel cantiere fosse stata un'esperienza che loro avessero in qualche modo caldeggiato e sostenuto, certo. Invece quanto mi risulta, no. Sì, così. Questo doppio registro del libro di cui parlavi, questo fatto di essere un libro degli anni 90 che parla degli anni 80, apparentemente lo rende un'esperienza appunto archeologica, ma devo dire che leggendolo mi sono sorpreso di strani momenti di lucidità che pervadono il libro, cioè precorritrici in qualche modo. Chiaramente, cioè, noi abbiamo preferito non fare una nuova edizione, nel senso di rivederlo, correggerlo, eccetera, eccetera, perché è un libro così. Nel senso che certo. Non saprei che cosa aggiungere a questo punto della vicenda, no? Cioè, parlare del punk degli anni 2000, degli anni 10 e degli anni 20 del 2000 è parlare di un'altra cosa ancora, no? Cioè, diciamo, per quanto riguarda lo specifico dello street punk, ad esempio, è una specie di, ormai è diventato una specie di folk planetario, no? Il folk urbano esteso in tutte le periferie del pianeta. Sarebbe da farci uno studio differente, no? Anche come approccio rispetto a quello che ho tenuto io. Sì, però sì, rileggendolo devo dire che sono stato stranamente soddisfatto, diciamo, del livello di comprensione del fenomeno che avevo anche allora, sostanzialmente. Mi autoincenso, ma pazienza, se qualcuno lo deve fare, me ne occupo io direttamente. Infatti, nelle descrizioni, come diceva Franz, si vede lo scrittore, non il giornalista, e ci sono appunto dei punti di vista che mi sono piaciuti particolarmente, sia nel bene che nel male, nel raccontare le band. E a un certo punto, incensando per il loro spirito i Raff Punk, li descrive come la band che riesce a suonare contro se stessa. Ed è un termine o un'immagine che ho sempre cercato, e leggendo questo libro finalmente l'ho trovata. Avete presente quando la band proprio la vedi suonare contro se stessa? E finalmente Riccardo ha sbloccato questo modo di raccontare, che è
bellissimo e lo userò spesso in futuro per descrivere quando capiterà. Sì, vabbè, poi hai citato una band più che seminale, una band determinante, nel senso, da tutti i punti di vista. Sono stato molto critico nei confronti del drumming di Laura nel libro. Certo, salutiamo che è stato ospite da noi. Sì, sì. Molto critico, ma in maniera stupida, poi, tra l'altro, voglio dire, perché la questione del saper suonare non era all'ordine del giorno, non era mai stata importante, e certamente del saper suonare, tra virgolette, poi, perché poi in realtà, se tu ascolti il rap punk adesso, in realtà sono impressionanti come muro di suono, come determinazione, come approccio alle liriche, eccetera, eccetera. Quindi sì, anche doveroso correggere certe cose, no? che uno scrive in certi momenti. Era un momento, appunto, in cui uscivo dall'esperienza dei Nava di quegli anni, che erano tutta un'altra roba, era una band ai limiti dell'hard rock, con un tasso tecnico completamente diverso, diciamo, dal punk bolognese degli anni Ottanta, quindi ero un po' sotto l'effetto di quella roba lì. Però comunque, cioè, mi ricordavo come erano e riconoscevo non solo l'importanza, diciamo, culturale, ma anche il fatto che è importante vedere band determinate che sanno suonare contro se stesse, in realtà, no? Senza concedere nulla, proprio una band che non concedeva nulla, come dire, all'idea di divertimento generazionale. Una roba importantissima all'epoca, e che ha insegnato parecchie cose a molti, insomma. Riccardo, per, diciamo, chiudere il discorso libro, chi è che ha avuto l'idea della ristampa? Roberto, tu, tutte e due? Cioè, guarda, da che cosa è venuta l'idea è venuta principalmente da Roberto e anche da Cristiano, Armati, di Red Star. Sì. Perché lo ritenevano un piccolo classico, e da subito ci siamo trovati d'accordo, appunto, sul fatto di ristamparlo così com'era, appunto senza riscriverlo o aggiungere parti. C'è una nuova introduzione, c'è una postazione di Roberto Colombari, l'autore di Tempi Selvaggi, che secondo me è un ottimo romanzo rappresenta molto bene lo spirito, l'aria che tirava nell'81-82. E quindi sì, e mi sono trovato d'accordo subito con questo tipo di approccio, ma devo dire che il merito, se un merito c'è, va chiaramente a Roberto, che tra l'altro, tornando ai Nava degli anni 90, Roberto è anche quello che ha prodotto Nati per Niente, no? Che è un po' il disco dei Nabat che assomiglia, come reazioni da parte del pubblico, dei fan, a quello che ebbero i fan degli Stones quando uscì Day Satanic Majesty's Request, no? Nel senso, un disco completamente inaspettato, no? Abbastanza strano. Per me è un disco da riscoprire, comunque. Vabbè, quindi, cioè, Roberto era già presente dentro la mia storia artistica fin dall'epoca, e sono stato molto contento di averlo ritrovato in questa occasione. Certamente. Apriamo un attimo il capitolo Nabat, Franz. Va bene. Apriamo, allora. Apriamo una fretta, magari. C'è una domanda... mi collego una domanda un attimo, perché è proprio cross mediale attraverso l'intervista che facemmo con Steno insieme, io e Franz e Lorenzo, c'era anche quella volta, mi pare. E praticamente, quindi partendo dal mezzo per poi tornare indietro, quando facemmo l'intervista a Steno, gli avevo chiesto qual era il pubblico dei Nabat nel corso di tutta la storia, con tutte le mutazioni che ha avuto, che gli era piaciuto di più, e lui ha detto il pubblico che c'è stato da metà anni 90 in poi, quando la situazione si era rilassata, eccetera, e ha detto di lì in poi è stato il pubblico che ho sempre sognato di avere. E questa risposta mi ha stupito molto, perché mi immaginavo per certi versi fosse più legato alle origini, e quindi questo coincide col periodo in cui si arriva tu. Quindi come hai visto questa, dal punto di vista della band, questo particolare momento? Che no, io sono, in qualche modo...
sono arrivato negli anni 90 come chitarrista, negli anni 80 suonavo il basso. Sì. Nel senso che io mi ricordo benissimo anche il pubblico degli anni 80. Beh, su questa cosa devo dare ragione a Steno, sostanzialmente. Nel senso che uno dei motivi per cui i Nabal si sciolsero negli anni 80, dopo un ultimo concerto al Forte Prenestino, tra l'altro molto bello, uno dei motivi per cui si sciolsero era il fatto che, insomma, il tipo di pubblico che veniva a vedere i Nabal in quel momento... i Nabat hanno sempre voluto suonare per tutti, non solo per gli skin, non solo per i punk, ma in generale per tutti quelli che erano interessati a quello che facevamo. Ma c'era una fazione, una parte del nostro pubblico che non l'accettava, per cui noi eravamo una band skinhead, e allora le crew di skinhead erano crew di skinhead, erano gang, e sostanzialmente c'era molta violenza ai concerti. E questo allontanava una parte del pubblico che invece aveva pienamente diritto, come chiunque, di vederla bene. Eravamo un pochino ostaggio del nostro pubblico. È successo a molti gruppi di questa scena, ma è successo anche a Nava degli anni 80. E in questo caso sì, Steno certamente ha ragione. Il pubblico degli anni 90, quando la situazione si era rilassata e chiarita, quindi quando i nazi stavano da una parte e non nazi dall'altra, cioè, chiaramente il clima del concerto migliore, direi, no? Sì, probabilmente, ecco, il pubblico degli anni 90, io ricordo concerti gig degli anni 90 veramente bellissimi come partecipazione, tra l'altro inaspettati, perché cioè, io mi sentivo già vecchio allora, quindi pensa adesso. Cioè vedere che dopo 15 anni quella roba lì ancora funzionava, cioè fu sì, cioè, hai appunto con un pubblico in realtà molto molto più intelligente da un certo punto di vista e tranquillo di quello che avevamo avuto poi in precedenza. Allora scopriamo dal libro che in realtà tutto nasce da questo. Eh sì. Schiavi nella città più libera del mondo, quindi Riccardo, prima di diventare bassista dei Nabat, suonava nei Bacteria. Sì. Qua vediamo, qui erano, vero? Sì, esatto, lì siamo a Cassero, nel bagno del Cassero di Porta Santo Stefano, nel circolo Berneri. E sì, era una delle band di quel periodo, generalmente associata, diciamo, all'anarco punk. Tra l'altro il disco non rende certamente giustizia alla band, anche perché ricordo benissimo quando la Laura mi telefonò per dirmi che il mastering era venuto sbagliato e c'era un pezzo in cui la velocità fluttuava, e però non c'era tempo per correggerlo, decidevo che era molto punk lasciarlo così. Però chiaramente, cioè, non si sente la band nel disco, si sente poi oltretutto si sente una prima versione della band, diciamo non quella classica, non quella a 4, la band che c'è su Schiavi nella città più libera del mondo ha 5 elementi, ma diciamo i Bacteria che suonarono poi successivamente in diverse occasioni al Virus, all'ospedale psichiatrico di Imola, al Tuat, in tante altre occasioni, era un combo di 4 persone che era decisamente più efficace di quello che ritratto gli Schiavi nella città più libera del mondo. Però, come dicevamo prima, il punto non era quanto fossimo bravi, il punto era quanto fossimo coraggiosi a imbastire una roba del genere in quel momento. Innanzitutto, pensiamo al titolo, no? Sì. La città più libera e meglio governata del mondo era quello che ci avevano ripetuto durante tutto il corso degli anni 70, no? Poi c'era stato il 77, c'era stato quella specie eravamo dentro quell'interzona tra decenni, che è il periodo che va tra il 77 e l'82, non sono anni 70 e non sono anni 80, no? Sono gli anni di un futuro possibile che non si è materializzato, no?
e la nostra polemica era diretta tutta contro il Partito Comunista di allora, no? Contro le sue politiche di recupero, contro le sue politiche pacificanti, contro i contentini che venivano dati ai giovani, tra virgolette, tipo il concerto dei Clash in Piazza Maggiore, o il piano giovani, eccetera, eccetera, che a nostro parere servivano semplicemente, insomma, per rifarsi la facciata, appunto, dopo tutto quello che era successo in città. In altre parole, noi non ci accorgevamo di essere nella città più libera e meglio governata del mondo. Insomma, c'erano strati socioculturali che non si erano resi conto di sta roba qua. Però è anche vera una cosa, se pensiamo a un dato di fatto, era l'unica città del mondo in quel momento dove i clash potevano essere contestati da sinistra. Se ci pensate, quindi diciamo il livello di consapevolezza minima generale di come andavano le cose era molto alto all'epoca. Non avevamo ancora subito i 50 anni di depoliticizzazione che ha subito il paese, no? Sostanzialmente. Allora era tutto, gli schieramenti erano abbastanza chiari. Ma quella roba, no? del fatto di considerare Bologna la città più libera e meglio governata del mondo, si è evoluta, si è consolidata nel corso degli anni, si è cementificata in una specie di suprematismo emiliano-romagnolo, no? Tautologico, per cui se sei a Bologna non ti puoi lamentare, sostanzialmente. Sì, sì. Tu sei a Bologna, no? C'è il danno, certo. Cioè, una roba, ripeto, tautologica, nel senso. Cioè, vabbè, ripeto, oggi come allora molti di noi non si rendono perfettamente conto di vivere in una città più libera e meglio governata del mondo. E da questo punto di vista rimane un titolo attualissimo. Ne abbiamo parlato giusto due puntate fa, cos'è? Con sì, che è sempre peggio e il sacro cuore. Il sacro cuore di Bologna, che più o meno in maniera, diciamo, un po' più scanzonata e moderna, hanno detto esattamente la stessa cosa che stai dicendo. Beh, vabbè. A dispetto dell'impegno che tu ci puoi mettere, no? Per rottundere le coscienze, c'è questo assunto fondamentale che, diciamo, Alain Badiou, che è un filosofo francese, ritiene essere la base del comunismo, che è il fatto che la gente pensa, no? Ed è effettivamente così, cioè non puoi fare in modo che la gente depensi del tutto. in qualche modo qualche barlume di lucidità sulla situazione che si sta vivendo c'è ancora, secondo me. Ecco. Assolutamente. Come arriviamo, cioè, leggetevi il libro, però c'è il passaggio da Bacteria a Nabat, le motivazioni e tutto le lasciamo appunto alla lettura, però qua ti vediamo in Scenderemo nelle strade. Eccolo, esatto. Qua. E moi. Eccolo qua. Ma è Franz che ce l'ho? Guardalo qua, Riccardo. Questa era la formazione, appunto, possiamo dire classico. La seconda formazione, sì, nel senso che tu sei entrato, che avevano già fatto la cassetta, praticamente questa sì. È la prima cosa ufficiale che esce. E... sì, io non suono il basso lì. La chitarra? Cioè, no, ero appena entrato nella band, ma la registrazione è senza di me, è Steve che suona il basso lì. Ah, okay. E io non suonavo il basso, fu una roba visionaria di Steno quella di pensare che io potessi suonare il basso. Io suonavo la batteria in quel momento, qui ero già uscito dai Bacteria e in quel momento i Ripoff erano senza batterista, c'era ancora lo Sceriffo, era, diciamo, la prima formazione. Era uscito Crema e avevano bisogno di un batterista, io un po'
riuscivo a tenere il tempo, e però a un certo punto arrivò Stenio e mi disse: senti, abbiamo bisogno del bassista, te secondo me vai bene. Gli dico: ok Stenio, io il basso ce l'ho, però l'avevo suonicchiato un po' quando avevo 14 anni, non mi ricordavo neanche come si faceva. Allora mi misero in saletta con Steve, e praticamente una roba alla Karate Kid, no? Cioè, nel senso che cioè, disciplina proprio operaia al massimo e via, cioè, impara a non rompere il cazzo, sostanzialmente l'approccio okay, di Steve è stato quello. Era Riccardo. Okay. Era quel famoso casse, cioè, e così andò, insomma. Era quel famoso Eco Rosso probabilmente rubato che sì, esatto, si fa menzione del libro, bellissimo, esatto. Proprio quello, no, cioè, no. Nel libro è scritto probabilmente, adesso tanto è caduto in prescrizione, certamente rubato, certamente, ok, quindi a distanza dagli anni 90 siamo arrivati al 2024, quindi esatto, lo possiamo dire. Una marachella, via. Però detto questo, allora ti ci sei trovato, ma secondo me ti ci sei trovato bene, perché sei, secondo me, le foto, poi magari guardiamo qua dentro, però le foto di Riccardo al basso sono, come dire, iconiche. Cioè di loro sei, non so se dire, il più figo, il più... cioè, adesso te le tiro fuori, perché ce n'è... Vabbè, sono mitiche. Certo. Vabbè, questa è un po' più normale, siete tutti quattro, però... Allora, per parlare di un'altra pubblicazione di Roberto, recuperatevi questa, dove ci sono nelle varie fasi in Abbath. Quindi a partire da Tiziano, e quindi si va indietro, e poi si va avanti. E comunque, ripeto, le foto col tuo basso sono sempre... Allora, sì. Hai stile, cioè, sei, si vede che sei skinhead, porca eva. Si vede che hai scritto un libro. Sì, allora, Riccardo è un sad. Ho avuto, diciamo che ho avuto dei buoni maestri dal punto di vista dello stile skinhead. Tiziano Ansaldi, il primo. Nel senso che noi a Bologna eravamo abbastanza dei privilegiati, perché già nell'82-83 avevamo capito che quello stile era una roba che veniva da lontanissimo, che aveva delle implicazioni pesissime, che era una roba da trattare con rispetto, da imparare, eccetera, eccetera. E questo avvenne attraverso il contatto, appunto, un po' con la scena genovese, un po' con Tiziano Ansaldi, con Savone, eccetera, che era un po' più anziano di noi e con le idee molto più chiare, no? Noi abbiamo iniziato un po' come punk con la testa rasata, sostanzialmente. E dopo abbiamo capito che era un po' un'altra cosa, insomma. Abbiamo scoperto lo sky, il reggae, il soul, la musica nera, eccetera, eccetera. Quindi per tutto il corso degli anni Ottanta, diciamo, la crew di Bologna e diciamo la seconda crew, quella degli skinheads dello stadio, come direbbe Rude, siamo stati, cioè, rivendichiamo il fatto di essere stati i primi in città a ascoltare lo sky, il reggae, sicuramente, e anche il Northern Soul. Quando magari gente che dopo... si è data la musica nera o tale che quando noi ascoltavamo Desmond Dekker magari questi ascoltavano i Motorhead, cioè, eravamo un pochino più avanti, ecco, sì. Quello orgoglio che mi porterò sempre con me, insomma. Bellissimi anche gli scorsi del libro, appunto, dove racconti del disco d'oro, dove c'è proprio l'evoluzione dei prestiti dai 3.500 lire agli 8.100, e proprio quando andavate lì, e soprattutto all'inizio non avevate neanche i riferimenti, e quindi cercavate un po' nei dischi import cosa cercare, perché ancora le riviste ne parlavano poco, e quindi facevate in qualche modo digging lì al negozio. Sì, sì. Ah beh, sì, cioè, oddio, c'era Rockerilla che parlava di punk e anche di street punk, però insomma, un po' sul mucchio selvaggio dopo più avanti nel corso del decennio,
però era, diciamo, rapporto dialettico col disco d'oro, nel senso che i dischi costavano un casino, eccetera, però per fortuna che c'erano dei commessi che si prendevano la briga di andarsene a Londra in treno, di tornare con le casse piene di roba presa da Rough Trade, eccetera, eccetera. E, quindi sì, cioè, se volevi capire qualcosa della musica dovevi stare lì, cioè stare lì, ascoltare, rompere il cazzo ai commessi, a Mortimer, a Kill, eccetera, eccetera, passarti ore e ore intere, ascoltare tutto il possibile, e sì, è così, cioè ampliare un pochino gli orizzonti, no? Come ti dicevo, una roba proprio peculiare. Io smisi di ascoltare, diciamo, il punk rock o Loi intorno all'83-84. Loi era finito, il punk com'era diventato non mi ci riconoscevo, non mi interessava, non mi interessava l'hardcore americano. E partì la roba appunto della musica nera, partì la roba del reggae, dello ska, del Notte del Sole, eccetera, e iniziamo a gravitare principalmente, diciamo, in un ambito più vicino alla scena mod che altro. Poi però sì, i gruppi che c'erano, tipo i Ghetto, eccetera, continuavano con quello street rock and roll che allora era in embrione, in formazione, ma poi è diventato, diciamo, sì, il suono di un certo tipo di un approccio bolognese molto specifico, nel senso, metti sul disco di Lizana Popolare, lo senti, ok, questa è Bologna, cioè, e viene da lì, capito? Sì. Una roba di cui, anche qui, essere abbastanza orgogliosi, certo. Ecco, legandomi a questo, viviamo in tempi di eterno revival, e in questo momento sembra che Loi sia proprio il momento del Loi. Proprio oggi sul mio canale è uscita la recensione dei The Kiesel, band londinese, li ha recensiti France per Saladese, abbiamo passato il pomeriggio a confrontarci sul disco, eccetera. E quindi proprio è un momento dove quel genere che avete contribuito a far partire la nostra azione sta avendo proprio un revival a livello mondiale. Come la stai vivendo quest'epoca, se stai seguendo qualcosa, e come vedi le nuove generazioni che si approcciano in maniera differente, come può essere quella inglese, quella francese, quella spagnola, a un genere? Guarda, io la scena attuale non la conosco molto, conosco pochi gruppi, alcuni mi piacciono, tipo mi piacciono i Fatal Blow londinesi, oppure su un versante più sul border rock mi piacciono gli Sweat Razor, cioè, ci sono dei gruppi di adesso che mi piacciono, ma la cosa che mi piace di più è che sia diventato un fenomeno globale, cioè dall'Indonesia al Cile, al Messico, al Perù, è una specie di ripeto, di folk urbano globale in cui un certo settore socioculturale ben preciso alla fine si identifica rispetto alle differenze culturali tra paese e paese. Significa che in qualche modo è un modulo, una modalità, una specie appunto di blues urbano contemporaneo che riesce ancora a esprimere dei contenuti in certi casi anche ancora conflittuali, nel senso che suonare Loi a Londra in questo momento è differente che suonarlo evidentemente a Georgia Carta o in Spagna, no? Perché su un versante c'è un'attitudine, diciamo, più di revival o più stilistica, e dall'altro invece c'è una roba simile a quella ancora che avevamo noi negli anni '80, cioè era una roba abbastanza esplosiva, no? Controversa, eccetera, e in certi paesi del pianeta è ancora così. Il fatto che poi ci sia un linguaggio comune che associa 5 continenti, razze diverse, culture diverse, eccetera, eccetera, con
lo stesso tipo di approccio è una cosa, secondo me, da studiare. Io non ho tempo di farlo, anche perché non sono un sociologo, non mi interessa. Però semplicemente ne godo, nel senso che l'idea che io possa andarmene in giro per il mondo e trovare comunque della gente simile a me, con gli stessi gusti, e in qualche modo con anche una prospettiva abbastanza simile sulla vita, no? È una cosa alla fine molto consolante, molto semplicemente. Grazie, non è così scontato. Grazie. Ho una domanda riguardo a questo. Nel libro c'è molto la dualità, se vogliamo, tra, diciamo, il filone nichilista e il filone rough punk. Quindi Nabat, Steno, virgola, filone lista, e dall'altra parte invece chiamiamo l'hardcore anni 80 più politicizzato, non so com'è. La mia domanda è questa: cambia la nostra età, la tua, la mia, quella di Steno? Spesso, non so, dico, adesso che hai compiuto 50 anni andrai a votare, adesso che hai compiuto 50 anni dirai ai tuoi figli che... invece in realtà rimane tutto, cioè faccio fatica a cambiare idea, tra virgolette. Ecco, volevo sapere Forse siamo rimasti sotto e basta, ma non credo. Se quel tipo di approccio, quel tipo di colazione non avesse un valore anche adesso, decadrebbe tutto il discorso che abbiamo appena fatto. Questa roba è ancora qui ed è qui a livello planetario, quindi molto, molto probabilmente esprime ancora delle tensioni che hanno a che fare con questa contemporaneità. Ripeto, benché io abbia un approccio molto stilistico appunto allo stile skinhead, c'è l'idea di andare semplicemente in un posto dove c'è rocksteady, dove tutti sono vestiti perfettamente, eccetera eccetera, sì, mi piace, ma appunto un po' fine a se stesso, un po' un divertimento, mi piace, mi diverto un casino, no, come tipo di situazione eccetera. Ritengo più che abbia più valore in realtà mettersi a suonare quel tipo di musica lì e magari farlo in, non lo so, in una periferia di Lima o dove, appunto, sì, dove magari o di Kuala Lumpur, cioè, capito quello che intendo dire. Penso che dica ancora cose molto oneste e sincere alla fine. Assolutamente. Allora, a ruota te ne faccio un'altra. Noi qualche anno fa ci siamo già incrociati. A ricordo. Questo praticamente è una retrospettiva sulla famosa Love and Hate. E io avevo intervistato un po' di gruppi e ti avevo chiesto qualche dritta in qualità di Wuming 5, perché in quel periodo eri nel collettivo. Ti avevo chiesto qualche dritta per muovermi appunto con tutta sta gente che avrei poi intervistato, cioè che cosa chiedere alle diverse band che avevano partecipato appunto all'operazione Love and Hate. E tu mi avevi detto delle cose molto interessanti. Uno, di partire con l'idea di contestualizzare, e quindi di pensare che negli anni Ottanta i primi in classifica erano quelle persone, e che quindi voi vi muovevate in un ambiente dove appunto in quel momento la musica era quella, la musica popolare o mainstream, piuttosto che la televisione era quella, la società era quella. Allora la domanda è questa. Se io guardo appunto i primi in classifica dell'83, il livello dello scontro comunque era altissimo, perché se da una parte appunto c'eravate voi, dall'altra c'erano i Duran Duran, cioè che adesso sono mega rivalutati, c'erano i Depeche Mode, all'inizio c'era la New Wave, che a noi non piaceva magari.
c'era anche la dance che ai tempi non piaceva, ma stiamo parlando comunque di livelli altissimi. E, sì, e ma c'era anche Toto Cutugno, eh? C'era Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, Albano e Romina, c'era anche quella roba lì. Sì. Infatti è vero. Vabbè, grazie. Se tu vai a prendere delle band dignitose o anche molto buone, ok, d'accordo, ci stavano. Però c'era quella roba lì sostanzialmente, anzi, cioè, era ecco, massiccia. No, però la mia domanda è questa: c'era uno scontro? Adesso in realtà è tutto più trasversale, anche a livello politico, quello che dicevi, adesso si è tutto un po' depoliticizzato, soprattutto magari nel mondo occidentale. Quindi non è che appunto una cosa esplosiva, come tu hai detto, come l'hardcore anni 80 o come altre sottoculture che ci sono state, sia ripetibile, se vuoi, perché appunto adesso non c'è sto scontro, cioè adesso siamo tutti belli, siamo tutti, cioè è una figata al pop, c'è Dua Lipa che è fighissima, non so come dire, cioè tutte le proposte adesso sono di livello abbastanza... Ma sai che è una roba che, su cui ragionavo, cioè sul fatto che dal punto di vista strettamente formale il pop di questo momento c'ha dei cantanti incredibili, delle produzioni incredibili, ma anche quello italiano, eh? Cioè, sì. Però in qualche modo in qualche modo c'è questa percezione che il tempo non scorra, no? Cioè quando noi eravamo ragazzini, cioè 3 mesi erano un periodo lunghissimo, cioè un gap di 4-5 mesi rispetto a una tendenza ti metteva completamente fuori da tutto, dai giochi, no? Il tempo correva. Eravamo una generazione che era stata abituata a pensare di fare parte della storia, no? In qualche modo di essere una storia, di essere la storia. Adesso sembra tutto fermo, c'è questo effetto, diciamo, che io chiamo l'eterno presente, no? Come sì, quello dei mistici, però questo è l'eterno presente della, diciamo, del tempo reale, no? Della connessione, sì. Per cui se tu ambienti ad esempio un film nel 2017, non hai nemmeno bisogno di cambiare i vestiti o le suppellettili, capisci quello che intendo dire? Sì, cioè il tempo non scorre, cioè, è una roba strana, no? Cioè siamo fermi, dopo l'11 settembre del 2001 c'è sta roba per cui boh, congelamento, cioè una specie di congelamento assurdo di tutto. Non, sì, chiaro, la musica poi si evolve, gli stili si evolvono, ci sono influenze che arrivano da tutte le parti del mondo, eccetera, eccetera, ma ecco in linea generale io ho questa percezione, no? Che quella che viviamo sia, diciamo, spesso l'arte proposta nei momenti di decadenza estrema ha una grande perfezione formale, e penso che sia così anche in questo momento storico. Cioè non esiste più il pop ingenuo, c'è solo il pop intelligente e ben fatto, no? Se ci pensi. Ma forse è forse è un difetto, proprio di questo momento storico. La troppa consapevolezza. Frank Zappa direbbe che hanno vinto gli hippie, no? Hai presente quella famosa intervista in cui dice quando le case discografiche hanno iniziato a pigliare la gente che ne sapeva, no? La musica ha iniziato a fare merda. Quando è iniziato a pigliare i talent scout che se ne intendevano, eccetera, eccetera, la musica è iniziata a fare merda, perché chiaramente, cioè, invece c'è lui, una volta Davide, dal padrone, dal capitalista col sigaro, che ti diceva, dici che sta merda vende, vabbè, proviamoci, vai, e così usciva della roba incredibile, no? Invece adesso sono i competenti, no? Che... Sì, è una situazione un po' strana da questo punto di vista qua. L'ultima roba che apparentemente viene dalla strada, apparentemente anche realmente, poi sì, è la cosiddetta trap.
dico cosiddetta perché l'approccio italiano alla, alla trap è molto locale. Non è quello, certo. Sì. È una domanda che è venuta fuori spesso nelle presentazioni che abbiamo fatto fino adesso, no? Se c'era il nuovo punk nel panorama di adesso che poteva ricordare in qualche modo un approccio punk. Beh, ci sono delle cose della trap che hanno a che fare, secondo me, diciamo, quella più strana, in realtà con molta più consapevolezza paradossale, nel senso che noi eravamo magari rifiutavamo la politica, ma eravamo figli di un contesto politicizzato. E invece i ragazzini di adesso hanno capito benissimo come vanno le cose, nel senso che male. Inutile perdere tempo con le cassate, sostanzialmente. Certo. Sempre per la storia che negli anni 90, pensavamo, negli anni, anzi qui era 2000, lì la trap in realtà in questa intervista usciva fuori che era l'elettronica, perché quello era il periodo dell'elettronica. Esatto. Quindi mi ricordo che la domanda che avevo fatto ai vari esponenti era: cosa c'è adesso di simile come attitudine, come è, e qualcuno aveva detto appunto l'elettronica, e in quel periodo mi ricordo che c'era grossa, come dire, perplessità, che c'è anche adesso, rispetto appunto a chi non suona da parte di chi suona, e questa cosa, vabbè, fa anche abbastanza ridere. Allora. Ma credo che si sia molto smussato, Franz, e tu suonando dischi magari la senti di più, però dai, adesso, come dire, abbiamo detto più spesso, spesso siamo nell'epoca dell'ibridazione, e quindi fondamentalmente chi di noi della nostra vede male l'elettronica? Uno che è rimasto imboomerizzato nel passato, perché fondamentalmente tutti ci facciamo di una cosa e dell'altra, dai. Sì, no, beh. Sì, io poi quando viene fuori la parola elettronica penso al crowd rock, cioè alla scuola di Berlino. Ah, beh, certo. Figurati. quella è l'elettronica, non so dal punto di vista. Però sì, no. Hai ragione. Sì, alla fine no, il discorso che abbiamo fatto, che abbiamo tutti noi, è abbastanza coerente, nel senso sì, cioè è proprio così, non c'è più l'attitudine di dire io suono veramente e tu invece non suoni. In realtà il fatto del saper suonare non è mai stato, come dire, una discriminante nemmeno nella nostra scena. Ci sono tante cose che hanno a che fare in realtà con un approccio economico molto punk alla musica, cioè no? Fai da solo, l'elettronica ti dà la possibilità di fare da solo. Sostanzialmente. Poi magari una cosa che ha doppio taglio, adesso magari pensa a un disco dance di adesso, quanti musicisti sono implicati? Forse due. Sì. Pensa a un disco di Philadelphia del 75, quanti musicisti erano implicati? C'era 50. L'orchestra. 50. Certo, c'era l'orchestra dietro. Sì. Esatto, se maniavano 50 persone. Cioè era un'industria che poteva... Cioè, non lo so, è un discorso complesso, vedi? Cioè andiamo ad affrontare delle tematiche che non sono comuni da affrontare di solito, però sono molto interessanti. Cioè, ad esempio, ripeto, il fatto che a metà anni 70 un disco da classifica coinvolgesse un'intelligenza collettiva di decine di persone è una roba che si è persa, poi però. Cioè, quindi non lo so, cioè, sono due facce della medaglia. Da una parte sì, l'elettronica ti consente di essere efficace anche nella tua stanzetta, ma diciamo, ripeto, l'intelligenza collettiva implicata nel suonare un pezzo di disco del 76 adesso, cioè, non c'è. No. Non ci sono più appunto le band con la sezione dark, eccetera. È un altro mondo, semplicemente. È inutile avere nostalgia del passato, sostanzialmente. Assolutamente. Però è utile capire che un certo tipo di approccio
ripeto, contestualizziamolo, è figlio di un preciso assetto socio-economico, sostanzialmente. Si va verso la smaterializzazione non solo dei supporti, ma si va verso l'evanescenza, no? Tutta la roba che proviene da quell'epoca lì, dagli anni 70 e dagli 80, è proprio archeologia industriale, se ci pensi. Cioè, pensa solo a come era un PA con cui suonavamo noi negli anni 80. C'erano casse enormi, alte 5 metri, che non suonavano un cazzo. No? Cioè, sì, era inversamente sì. Proporzionale. Sì. Sì, no, nel senso che sì. Cioè, quando si parla di quella scena lì, anche le robe materiali contano, no? Il fatto che su magari 500 gruppi punk attivi in quel momento in Italia, la maggior parte suonava con strumenti improponibili, cioè, eppure riusciva comunque a fare musica di un certo livello, no? Per dire, tornando a Bologna, cioè, io penso che l'unica chitarra tra virgolette professionale della scena ce l'hanno appunto i Raff Punk, cioè la sì, avevano la Stratocaster e il Marshall che dicevi, sì. Una Strato, aveva una Strato nera bellissima che, cioè, suonava, faceva paura in confronto alla roba che, su cui potevamo mettere le mani noi. Ricordiamo questa roba qua, cioè, per avere una chitarra di bassissimo livello ci voleva metà stipendio di tuo padre, era veramente un casino da questo punto di vista. Adesso ci sono chitarre che non costano un cazzo, entry point, bene. Sì. E una buona Squire a 200 euro ti ci fai i concerti adesso con... sì assolutamente. No, io c'è questo che adesso che non ci vuole la band da 50-30 persone, il fatto che qui rimanda l'assist al do it yourself, che in quest'epoca rimane molto più facile, è cambiato tantissimo proprio come nell'approccio totale, ma adesso saremo proprio nell'era dove il do it yourself in qualche modo potrebbe farla da padrone, e in certi generi, in certe sottoculture lo fa. Pensa sì. Adesso stiamo facendo una trasmissione da una stanza con una camera e un microfono e collegati, e quindi questo è l'altro lato della medaglia. Questo è l'altro lato della medaglia, cioè sì. Non so dove finisce una e incomincia l'altra, e non ci sono più le 50 persone che suonano, però ognuno può portare avanti di questi 50, magari 10, però portano avanti il loro progetto in camera. Una risposta a questo? Non c'è una risposta, però no. Ad esempio, sai che io amo la musica giamaicana. Pensa che disastro sociale è stato l'avvento della musica digitale in Giamaica. Sì, quanta gente tutto. Si è trovata improvvisamente praticamente senza soldi per mangiare, no? Quanti sessionmen, sì. Quanti musicisti, eccetera, eccetera. Tutto, sì, di tutto, producer, altro che. Sì, cioè. Ripeto, improvvisamente non ci vuole più Carlton Barrett a suonare la batteria, eccetera, eccetera, perché c'è una drum machine, non ci vuole più Family Man al basso, cioè, puoi fare, ripeto, ma lì cioè, ci sono dei contraccolpi, no? Capito? Che in certe situazioni possono essere anche gravi dal punto di vista proprio sociale, no? Magari noi qua non ce la siamo vissuti così perché non viviamo in un contesto simile, però è una cosa su cui io spesso ho riflettuto, come nel giro di 2 anni tutto un approccio tecnico alla musica è stato completamente rivoluzionato, e come appunto un'isola così piccola sia stata così all'avanguardia anche in quel senso lì, perché quelli facevano musica da soli praticamente nell'83, 84. Cioè, prima di tutti gli altri, no? Anche prima di Detroit e Chicago, prima dell'House, eccetera. Sì, vabbè, stiamo toccando un sacco di punti, però vedi, partendo dal punk, secondo me puoi toccare tutto, perché è stato sì, ma il bello è quello, allargare le chiacchierate a dove ci porta il flow. Ho una domanda per tornare al tuo. Allora, la favela, diciamo, sulla scrittura, appunto l'hai scoperta
negli anni 90, ma visto che eri così, sei così efficace, non hai mai scritto per i NABAT? Dici testi? Or... Sì. Sì che ne ho scritti, però non sì? Si può dire. Ah, no, si può dire, ha fatto tutto steno. Ha fatto tutto steno, fin dall'inizio, capito? Ha composto tutto lui, musica, testi, di tutto, eccetera, eccetera. No, vabbè, dal punto di vista dei testi io ho scritto poca roba. Penso di aver scritto... No, parlavo proprio di testi. Mm. No, di testi, aspetta, di testi c'è... uno me lo ricordo, ce n'è uno su Nati per Niente, che è, vabbè, questa è la memoria, cioè... L'amore che fa difetto è una, un pezzo che non abbiamo praticamente mai suonato dal vivo perché ti sei fermato ad ascoltare mai? Eccomi, non più meno. Quello sì, no, vabbè, però io no, ho scritto molto poco per i NABA per un motivo molto semplice, perché steno è super efficace. Quindi era... Dal punto di vista lirico, secondo me è super efficace, delle volte quasi geniale. La sua scuola sono stati gli slogan di autonomia che sentiva quando era cinno. E gli ha fatto proprio un lavoro neurale pazzesco, nel senso che lui riesce a concentrare in quattro parole robe che altri ci mettono 3-4 pezzi, capito, per dire le stesse cose. Quella è figlio di quella Bologna lì, quel tipo di approccio lì. Certamente. No, ho scritto pochissimo per i NABA. Dal punto di vista testuale, sì, non, penso che ho scritto due testi, poi scritto, proposto, cioè poi chiaramente poi Steno si doveva cantare, quindi se li rigirava un po' come voleva. Però no, cioè... saper scrivere non vuol dire essere saper scrivere, cioè, cioè avere questa skill di riuscire a di portare a termine un discorso dentro un libro non vuol dire scrivere un pezzo efficace di punk rock, cioè, non sono cose che secondo me hanno molto a che fare. Mi ricollego con l'inizio, quando dicevo appunto 97-98, l'inizio di questo filone. Come le, della narrazione del punk italiano dell'origine, poi abbiamo le case piene di volumi e France presentazioni, ne abbiamo fatte tantissime. Come l'hai visto poi evolversi questo filone, se qualcosa hai seguito? È stato anche secondo me in qualche modo over raccontato, forse quasi troppo mitizzato certe cose. È stata fatta proprio una narrazione perché vende bene e quindi il problema non è tanto che venga mitizzato, il problema è che venga che gli anni Ottanta vengano edulcorati, no? In qualche modo. Sì, ecco. Specie per quanto riguarda lo street punk, si tende a dare una versione molto edulcorata di come era la scena degli anni Ottanta. La scena degli anni Ottanta era molto dura e molto conflittuale, cioè... però sì, quello che dice è vero, forse siamo arrivati al punto in cui è una roba, una faccenda sovra raccontata, più che altro troppi memoriali secondo me, pochi romanzi purtroppo, poca critica e poca narrazione, che è la roba che mi interessa a me, perché voglio dire, cioè tutto parte dalla memoria e dal memoriale, però poi rimane una roba abbastanza fine a se stessa, quella del raccontarsi come musicista o come membro di una scena e basta, no? Cioè, ad esempio, a me l'approccio che ha tenuto Roberto e anche Cesare in Tempi Selvaggi mi è piaciuto molto, perché si sono sporcati le mani con la narrazione, con l'idea che quelle vicende potevano sostenere un romanzo, che è un po' oltretutto l'idea originaria di Filopat, perché Costretti a sanguinare è un romanzo,
quindi non è un caso che la roba che a me piace di più va tutta su quel versante lì, no? E ha comunque anche un contenuto, un approccio linguistico che ha a che fare in qualche modo con l'avanguardia storica del Novecento, eccetera, eccetera. Perché è una roba che era presente nel nostro punk degli anni Ottanta. E quando uscì Costretto a Sanguinare, dissi, sì, cazzo, questo è proprio bello, no? Quando poi ho ritrovato frammenti di... perché è arrivata la mia generazione, sono nato nel 1982, quindi in certi punti di Costrette Sanguinarie io non ero nemmeno nato, però mi ha fatto appassionare a un determinato mondo e penso che sia lì che la narrazione si deve spostare. Penso che anche con Ordigni possa arrivare a nuove generazioni, perché è quello, cioè non raccontare a chi c'era stato, ma raccontare a chi non c'era. È proprio questo che secondo me si cerca di raccontare a chi c'era, invece bisogna raccontare dalla mia generazione in giù, a chi non c'era, perché è lì che noi, conoscendo il passato, potremmo prevedere il futuro. E invece è difficile. Un libro che è un memoriale, ma che sfugge un po' a questa cosa, è quello della Laura, eh? È perché è talmente circostanziato, è talmente ricco che cioè, traborda, nel senso ci sono, impari davvero un sacco di cose. Poi è Sì, lì molto un lungo, diario, eh? Quello che mi comunque. piace molto. Sì. Sì, devo dire. Però sì, sono d'accordo con te, secondo me, ad esempio, la roba che sto scrivendo io adesso, non so se finirò mai, è un romanzo ed è ambientato, diciamo, nella seconda fase della crew bolognese degli anni Ottanta. Ed è un romanzo, però. È un romanzo che ha toni di amicisiani o dickensiani, no? perché racconta vicende molto dure, è veramente sullo street level. E io ho l'ambizione di in qualche modo di portare quegli anni dentro una narrazione in qualche modo importante che arrivi anche a chi fondamentalmente del punk e degli skinhead non ne può fregare di meno. Questo è il new level, la nuova sfida, riuscire appunto ad entrare in quel mondo e quindi dare riferimenti che poi chi si incuriosisce, e qui ritorno a me ragazzino che lesse Costrette Sanguinarie, che poi ha detto allora chi erano questi? E poi si è informato sulla band, perché io arrivavo dalla generazione di MTV, io quando avevo 12 anni è uscito Dookie dei Green Day, che cosa ne sapevo dei Wretched? Però ci sono arrivato dopo, Sì, no, sì, io penso che sia giunto il momento per nutrire questo tipo di ambizioni. Non per entrare, diciamo, nel novero dell'ufficialità accademica o roba del genere, ma semplicemente perché è il momento, no? È il momento, poi ripeto, cioè è una cosa che è stata tentata dentro il punk fin dall'inizio, qui bisogna veramente rendere merito a Philopath per questo tipo di approccio che era il più visionario possibile all'epoca. Sì. Cioè, Assolutamente. e secondo me è il caso di nutrire questo tipo di ambizioni qua. Poi vabbè, poi io i memoriali sul punk, a me se me ne dai un in mano di chiunque io me lo leggo con piacere, Li vedete tutti, ma perché ma uguale. Sì. c'ero. Perché c'ero. Il problema è uno che non c'era, magari non gli frega un cazzo a questo punto. Sì, noi parliamo di questo, quindi è il nostro mondo, quindi una cosa che so in più, un'informazione che ho in più e mi fa bagaglio, però io sono il target adesso, fuori dal mio target che c'è già i miei amici, certi libri mi dicono questo lo leggo, questo no, gli faccio già una prima scrematura io, anche di tutti quelli poi in lingua inglese, alcuni che non verranno neanche tradotti, alcuni so che vale la pena, altri meno, perché alcuni dico lascia stare, dai, non gli importa. Sì, beh, vediamo se riuscirò a portare a termine sta improba fatica, ma magari ne parleremo quando uscirà, dai. Molto volentieri. Bellissimo. Quindi stai lavorando sul libro, stai lavorando anche su della musica o no? Lì è da un Sì, po', ora. eh? Sì, ho un progetto in questo momento a cui tengo molto, con vecchi elementi della scena, con Cesare Ferioli, lo Schinino, uno dei primi skinhead di Bologna,
batterista di Tribal Noise negli anni 80, eccetera, eccetera. Poi batterista di blues, è stato anche in una formazione dei Nabat intorno al 2009-2010. Poi c'è Franz dei Rafflesaglia, dei Buzzes, eccetera, eccetera. C'è Marzio Manni, Valentine's Classic Criminale, Tony Smith, eccetera, eccetera. E abbiamo messo insieme questa, questa band e adesso tra poco usciremo, insomma. Basta. E quindi siete già alle registrazioni, avete già registrato, a che punto siete? Sì, abbiamo, abbiamo già registrato, non, è, non abbiamo ancora trovato con chi uscire, però cioè, il materiale c'è già, nel senso che potremmo uscire dal vivo domani, ma farlo senza il disco ci sembra... Cioè, cerchiamo di farli insomma messi contemporaneamente. Sono andato per vendere due copie ai concerti perché ormai è così che si fa, no? Cioè, sì, è un mestiere di fatica, cioè la gente pensa il rock and roll, questo tipo di rock and roll significa starsene su un furgone come un camionista, scaricare della roba pesantissima come un facchino, suonare come un musicista, dormire un cazzo a 60 anni, tornarsene a casa belli contenti con 100 euro in tasca. Cioè, quando va bene. Cioè, quindi perché è di questo che si parla sostanzialmente. Sì, sì. Cioè, però sì, cioè, non lo faccio per abitudine, nel senso che io sono stato parecchi anni senza suonare, se non ho un progetto che mi convince non suono. Qui proprio una curiosità personale, visto che io l'ho detto più volte, io avevo tante band fino a qualche anno fa e poi ho smesso da un giorno all'altro perché la vita in furgone mi aveva rotto le palle. E vado no, io quella roba lì a me piace ancora. Cioè, e è arrivato un giorno, quindi cosa ti ha fatto rimettere in gioco anche dal punto di vista? Cioè, proprio mi interessa tantissimo. Allora, cosa mi ha fatto rimettere in gioco dal punto di vista musicale è stata la pandemia, nel senso che ero in una situazione di semidisperazione, perché ero chiuso in casa come un sorcio, come un topo, come tutti noi, no? E io conosco Marzio da anni, però non ho, e siamo amici, però non avevamo mai avuto l'occasione di suonare insieme. E durante quei giorni assurdi ci è venuta in mente l'idea di fare una band e volevamo fare una band proprio di rock and roll, stile Detroit, eccetera, eccetera. Quindi, ma anche una party band, senza fare del materiale nostro, no? Cioè fare delle cover e dire ok, quando ci ridanno la libertà, quando aprono il cancello, vai... E la band suonava molto bene, era molto dura, molto decisa, molto aggressiva, eccetera, ma c'era un problema, che avevamo coinvolto musicisti che non avevano i nostri stessi riferimenti, erano troppo più giovani di noi, avevano tutto un altro concetto, no? Quindi la band, nonostante promettesse molto bene, la band è implosa a un certo punto. Marzo ci è rimasto molto male e io ho detto guarda non ti preoccupare noi, tu a questo punto sai cosa facciamo invece scriviamo materiale e vediamo cosa salta fuori. Beh, Marzio praticamente in un mese mi ha mandato 20 pezzi di chitarra acustica e voce, uno più bello dell'altro, e ho detto beh Marzio, cioè, non è più una band, questo è il tuo progetto, se vuoi ci sono, ma prendiamo della gente che possa capire quello che stai facendo sostanzialmente. E così è andata, cioè sono tutti musicisti che dai 55 anni in su, capito? Quindi, comuni, che con riferimenti comuni è impossibile litigare da un certo punto di vista. Che bello. No, sì, sono molto contento di sta roba. Ah. Adesso quando decideremo di uscire, penso che farà una discreta impressione, perché insomma, una specie di super gruppo comunque, se vai a vedere le biografie di ognuno. Sì, come dicevo, io se non sono, cioè, suono per divertimento volentieri, ma suonare per divertimento vado a suonare del blues con gli amici, no? Però se devo essere implicato in un progetto, mi piace che credessi ciecamente, e non importa che sia roba mia o materiale mio, perché in questo caso non c'è niente di mio, se non le parti di chitarra che suono. Cioè, i pezzi non sono miei, però sono pezzi che fin dal primo ascolto mi hanno convinto un sacco e quindi
li ho presi come miei, sostanzialmente. Curiosità se si può sapere, cantate in italiano o in inglese? In inglese. Ok, ecco. Ok. In inglese perché è una roba che non va sullo street punk, è una roba più... Non so neanch'io, cioè... Boh, cioè, te lo devi far sentire, però per dire, cioè... Quando abbiamo sentito il prodotto finito, mi ha dato l'impressione di uno di quei dischi che ascoltavo nel 77, tipo ha ha ha, no? Tipo il secondo degli Ultravox, quella roba lì, insomma. Diciamo punk slash glam slash new wave, c'è un po' di tutto in mezzo. Non vediamo allora a questo punto. La seconda parte invece della domanda che ti ha fatto Franz, dal punto di vista cosa stai scrivendo, hai qualche che oltre questo romanzo hai qualcos'altro? No, io sto scrivendo questo qua, mi sta assorbendo proprio a tempo pieno, perché il problema non è diciamo non è né la traccia narrativa né la trama né il personaggio, il problema è trovare un tipo di approccio stilistico convincente, nel senso che voglio andare in qualche modo verso il nazional popolare, verso roba stile Mare Fuori. Cioè la gente deve piangere, divertirsi, scandalizzarsi, appassionarsi alle vicende di sti reietti che circolavano per le strade della città più libera e meglio governata del mondo all'epoca. No? Cioè. Sai che bomba, mi vedo dalla serie Netflix, ambientata a Bologna. No, hai capito quello che intendo dire? Prima ti ho detto di Amicis e Dickens, nel senso che sì, quello. È quel tipo di approccio lì. Come racconti una roba del genere, roba di 50 anni fa, no? E bisogna in qualche modo comunque metterci una distanza. O fai una roba come ha fatto Roberto Colombari con Tempi Selvaggi, quindi una roba proprio punk come approccio stilistico, o fai una roba completamente differente. E visto che non si trattava più della fase punk, ma della fase dei ragazzini con la testa rasata e gli scarponi, ho pensato che De Amicis e Dickens erano i punti di riferimento più giusti. Anche perché dopo le storie, le vicende sono universali, quindi che sia ambientato nel contesto Mare Fuori o nel contesto Bologna anni 80, cioè, è solo un contesto, poi la narrazione, la storia, che quelle sono universali, cambia... diciamo il vestito, ma poi la sì. Storia è stata da padrone. Sì, beh, l'esclusione, l'emarginazione, sono la marginalità, la rabbia, tutte queste cose qua sono universali, no? Sono su tutte le strade del mondo, in tutte le epoche. Chiaro, fa un po' strano vedere sta roba ambientata nella Bologna dei felici anni 80, no? La Bologna della rucola, dei panettoni ripieni. No. La rupa. Cioè, fa un po' strano vedere sta roba qua, no? C'era Milano da bere a misura della Bologna da bere, insomma, sostanzialmente. E quindi sì, chiaramente c'ha un risvolto di, tra virgolette, di denuncia, come si diceva una volta, no? Tipo quella Bologna che nessuno ha mai visto o ha fatto finta di non vedere per anni, insomma. Per quel che riguarda invece, andando verso la conclusione, le presentazioni, come stanno andando, che pubblico ti stai ritrovando? È interessante vedere come ci si approccia adesso questo punto di vista. Ti dico, pochi giovani. Cioè, per giovani intendo la gente sotto i 40. Io sono lo spartiacque, insomma. No, allora, la più bella dal punto di vista umano è stata quella a Roma, proprio al Sally Brown, a San Lorenzo, con tutti i vecchi della scena, skinhead, street punk, è stata proprio una roba bellissima, anche perché davvero lì invece c'era una presenza anche di un pubblico relativamente più giovane di quanto mi aspettasse, ed era super interessato, con un sacco di domande, un sacco di paralleli con quello che stanno vivendo loro, e quella roba lì mi è proprio piaciuta. Poi ne abbiamo fatte diverse altre, tutte molto belle.
quelle a Bologna c'è stata una grande partecipazione di appunto di persone che vengono da quella scena lì. Ad esempio c'era Alex Winston Smith, Gaiba di Anna Fax, è venuto praticamente a due presentazioni di seguito, cioè si è proprio infoiato, ma gli era proprio piaciuto. Cioè, per me, guarda, ti giuro, proprio dal punto di vista, cioè, non è che abbia avuto pochi riconoscimenti come autore, ne ha avuti parecchi, forse anche al di là del mio effettivo valore, ma per me il fatto che membri di quella stessa scena abbiano adottato il libro in qualche modo come proprio e continuano a sostenerlo e a presentarsi puntualmente a tutte le presentazioni che faccio, per me è come equivale, non so, aver vinto un campiello o Capito, roba è un del genere. riconoscimento. Sì. Le prossime hai già un calendario che così magari Guarda, pronunciamo c'è. anche il titolo del Sì, podcast. certo. Allora, il 14 giovedì al Gallery in via Nazario Sauro con la Marzo Laura. 2024, per chi Marzo mi sta. 2024, giovedì 14 con Laura Carroli che farà il DJ set dopo al Gallery, ripeto, via Nazario Sauro. Poi dunque, adesso dovrei avere il calendario sul tavolo, ma ce n'ho ancora due o tre. Ce n'ho una a Imola il 29. E altre, probabilmente una Ok. Reggio Emilia. Comunque, boh, ne abbiamo già fatte tantissime. Non me l'aspettavo per un libro, diciamo così minore. Così, però, invece, oh, si vede che interessa ancora, sostanzialmente. Bene così. Ed è bello. Bello, sì. Sì, che non guasta. No. Dai. No, Qualcosa da aggiungere, Franz? io sono contento. Perfetto, allora, direi che abbiamo sbagliato molto con gli argomenti ed è venuto fuori una live molto molto interessante. E allora, il libro lo trovate, lascio qua il link per chi guarderà il podcast, il link dal Nation, lì il modo migliore per una copia, così sappiamo dove indirizzarli. Stavi chiedendo a me? Sì. Cioè, ripeti, scusami, ero Dove ordinare il distratto. libro online? Ah, beh, il sito di El Nation. Sito di El Nation, Il sito perfetto. di El Nation, Vi assolutamente. lascio qua sotto per chi guarderà il podcast il link al sito di El Nation dove potete ordinare direttamente la Esatto. vostra copia. Compratele una, due, più copie. Fate fotocopie. Fatene quelle che volete, ma ripetetelo. Assolutamente. E soprattutto l'invito lo faccio ai ragazzi più giovani che seguono, perché come ho detto prima, chi conosce bene il passato prevederà il futuro e quindi sono storie che capitano anche adesso in dinamiche totalmente diverse, però è una storia di evoluzione, di dualismo e è molto interessante, quindi ordigni, ragazzi. Grazie Grazie. mille Riccardo per essere stato con Grazie noi. a voi. Grazie a voi. Grazie. Grande. Noi ci vediamo domani Ciao. sera sul canale Twitch e su Instagram, vi faccio tutto il calendario della settimana. Ciao a tutti. Grazie, Ciao. buonasera.